è inutile negare. Noi italiani, figli o padri di chi ha letto del Rinascimento, stimiamo un grande umanista superiore a qualsiasi altro. La possibilità di trovare adesso in quotidiana la possibilità del più alto rappresentante di questa sapienza delicata, quasi necromantica e poco redditizia, mi lusingava e turbava. Provavo le medesime sensazioni di un giovane statunitense che venga presentato al signor Gillette. Timore, rispetto e una forma particolare di non ignobile invidia. La sera discese a lingua in uno spirito ben diverso dei giorni precedenti. Il senatore era già al suo posto e rispose al mio saluto reverenziale con un borbottio appena percettibile. Quando però ebbe finito di leggere un articolo e di completare alcuni appunti sulla sua agendina, si voltò verso di me con una voce stranamente musicale. Paesano, mi disse, dai modi di come mi hai salutato mi sono accorto che qualcuna di queste larve qui ti ha detto chi sono. Beh, dimenticalo. E se non lo hai già fatto, dimentica anche gli auristi studiati al liceo. Dimmi piuttosto come ti chiami, perché ieri sera hai fatto la solita presentazione farfugliata. Io non ho come te la risorsa di chiedere il tuo nome ad altri, perché qui certo nessuno ti conosce. Parlava con insolente distacco, sapeva che ero lui assalino di Moscara. Una specie di quelle briciolizze di pulviscolo che rodano senza costrutto nei raggi del sole, è vero. La voce pacata, la parola precisa, il tu, davano la sensazione di serenità, di dialogo platonico. Mi chiamo Paolo Corbera, sono nato a Palermo, dove mi sono laureato in legge. Adesso lavoro qui, alla redazione della Stampa. Per rassicurarla, senatore, aggiungerò che la licenza liceale ho avuto 5 più in greco e che ho motivo di credere che il più sia stato aggiunto proprio per potermi dare il diploma. Sorrise di mezza bocca. Grazie di avermelo detto, o meglio così. Io detesto di parlare con gente che crede di sapere mentre invece ignora. Come i miei colleghi all'università. In fondo non conoscono che le forme esteriori del greco, le sue stramberie e difformità, lo spirito vivo di questa lingua scioccamente chiamata morta, non è stato loro rivelato, nulla è stato loro rivelato. D'altronde, povera gente, del resto come potrebbero avvertirlo questo spirito se non hanno mai avuto occasione di sentirlo, il greco antico? Beh, l'orgoglio sì, va bene, è preferibile alla falsa modestia, ma a me sembrava che il senatore esagerasse. Quei poveri diavoli e i suoi colleghi avevano avuto l'occasione di udire il greco antico proprio quanto lui, cioè mai. Corbera, mi inganno o non è questo un grande nome siciliano? Ricordo che mio padre pagava per la nostra casa di Acicastello un piccolo canone annuo all'amministrazione di una casa Corbera di Carina o Salina, non ricordo più bene. Ma tu sei proprio uno di quei Corbera o soltanto il discendente di qualche contadino che ha preso il nome del signore? Confessai che ero proprio un Corbera di Salina, anzi, il solo esemplare superstite di questa famiglia. Tutti i fasti, tutti i peccati, tutti i canoni inesatti, tutti i pesi non pagati, tutte le cattopartenie, insomma, erano concentrate in me solo. Paradossalmente il senatore sembrò contento. Bene, io ho molta considerazione per le vecchie famiglie e se posseggono una memoria minuscola, è vero, ma ad ogni modo maggiore delle altre, sono quanto di meglio voi altri possiate raggiungere in fatto di immortalità fisica. Pensa a sposarti presto, Corbera, dato che voi altri non avete trovato nulla di meglio per sopravvivere che disperdere la vostra semente nei posti più strani. Decisamente mi spazientiva. Voi altri, ma voi altri chi? Tutto dire gregge che non aveva la fortuna di essere il senatore Lacciuga. E lui ne conseguiva lui l'immortalità fisica. Non si sarebbe detto a guardare il volto rugoso, il corpo pesante. Corbera di Salina! Continuava imperterrito. Non ti offenderai se continuo a darti del tu, come uno dei miei studentelli che un istante sono giovani. E mi professai non solo onorato, ma lieto, come infatti ero.
Superate ormai le questioni di nomi e di protocollo, si parlò della Sicilia. Lui erano 20 anni che non ci metteva piede e l'ultima volta che era stato laggiù, così diceva, al modo piemontese, era rimasto soltanto 5 giorni a Siracusa. Raccontami della mia isola. È una bella terra, benché popolata da somali. I dei vi hanno soggiornato, forse negli agosti inesauribili vi soggiornano ancora, non parlarmi però di quei 4 templi recentissimi che avete, tanto non ne capisci niente, ne sono sicuro. E così parlammo della Sicilia eterna, di quelle cose di natura, del profumo di rosmarino sui nervi, del gusto del miele di meriglia, dell'ondeggiare delle messi in una giornata ventosa di maggio, come si vede da Enna, delle solitudini intorno a Siracusa, delle raffiche di profumo riversate, si dice, su Palermo dagli agrumeti durante certi tramonti di giugno. Dopo un'assenza quasi totale di 50 anni, il senatore conservava un ricordo singolarmente preciso di alcuni fatti minimi. Il mare di Sicilia è più colorito e più romantico di quanti ne abbia visti. Sarà la sua cosa che non riuscirete a guastare fuori delle città, si intende. Nelle trattorie al mare si fermano ancora i rizzi spinosi, spaccati a metà. Lo rassicurate, aggiungendo però che pochi li mangiano adesso per timore del tifo. Eppure, sono la più bella cosa che avete laggiù, le cartilagini sanguigne, quei simulacri di organi femminili, profumati di sale e di ago. Perché tifo e tifo saranno pericolosi come tutti i doni del mare che dalla morte insieme all'immortalità. Che sapore, che aspetto divino, il più bel ricordo dei miei ultimi 50 anni. Ero confuso e affascinato. Un uomo simile che si abbandonasse a metafore quasi oscene, che esibiva una golosità infantile per le dopo tutto mediocri delizie dei ricci di mare. Parliamo ancora a lungo e ci separammo amici. Se non si vogliono considerare i 50 anni che dividevano le nostre età e le migliaia di anni luce che separavano le nostre culture,